Tilda Platano tornerà nello studio di Uomini e Donne a settembre? Secondo alcune indiscrezioni potrebbe prendersi una lunga pausa. Di recente c'è stata aria di cambiamento a Uomini e Donne, che potrebbe influire anche sul consueto ritorno del programma a settembre dopo la pausa estiva. Secondo alcune indiscrezioni la tronista Ida Platano potrebbe decidere di non tornare nello studio di Maria De Filippi una volta finita l'estate. Ma perché? Quale sarebbe il motivo che potrebbe spingerla a prendere una decisione del genere? Sulla questione si è espresso un altro protagonista del programma che di recente ha abbandonato il dating show di Mediaset dopo aver trovato l'amore. Stiamo parlando del cavaliere Alessandro Ragusa, che di recente ha lasciato il programma della De Filippi dopo essersi fidanzato con la dama Maria Teresa Paniccia. Per i due il programma ha raggiunto il suo scopo, ovvero quello di far trovare l'amore, ma lo stesso non si può certo dire di Ida Platano che, da quando ha iniziato il suo percorso nel dating show, non ne ha azzeccata una. Agli esordi il grande fiasco con Sossio. Soltanto poche settimane fa ha deciso di abbandonare il trono. La causa sarebbe l'eliminazione di Mario Cusitore e lo scontro accesissimo avuto con un secondo corteggiatore, Pierpaolo Siano. Ida Uomini e Donne non torna in studio a settembre. Perché deve prendersi una pausa? L'ex cavaliere Alessandro Ragusa ha rilasciato un'intervista per il magazine Mio, parlando un po' della sua relazione con Maria Teresa, del loro percorso e di come va la vita dopo Uomini e Donne, ma nel raccontare l'ex cavaliere si è lasciato sfuggire anche qualche dettaglio sulla collega Ida Platano. Ad un certo punto la giornalista ha voluto chiedergli cosa ne pensava sul percorso di Ida che, al contrario di lui, ha fallito più e più volte nella ricerca dell'amore. La giornalista ha chiesto quale consiglio avrebbe potuto dare Alessandro a Ida, e lui ha risposto con molta franchezza. Le ho suggerito di prendersi una pausa con suo figlio, questa la risposta schietta di Alessandro Ragusa. Insomma, secondo l'ex cavaliere Ida dovrebbe prendersi una bella pausa da Uomini e Donne, dedicarsi un po' al figlio, andare avanti con la sua vita. Poi ha anche aggiunto: è una bellissima donna e ha tempo per trovare l'amore. A questo punto c'è da chiedersi se Ida ascolterà il consiglio di Alessandro e deciderà di prendersi una pausa dal programma a settembre. La sua decisione di abbandonare il trono è già molto significativa, ma solo il tempo potrà dirci se la rivedremo nello studio di Uomini e Donne.